Senti? A voglia. Pronti via? Ora abbiamo troppe persone a bordo, vero? Beh. Guardatevi un film. Il volo nello sport lo ha già spiccato da tempo, ma questa per lei è la prima volta nella cabina di pilotaggio di un aereo. Guarda il quadratino, perfetto, fermati così. Collo? Va bene così. A farle subito i complimenti per questo nuovo traguardo raggiunto è stato Luca Parmitano. Lui, il primo astronauta italiano al comando di una stazione spaziale internazionale, appena rientrato dalla missione, via Twitter le ha scritto: "Congratulazioni, bebe, voli altissima anche senza ali. Ora ti serve solo un aereo per tornare a casa." Tanto è bastato alla nostra star della scherma paralimpica per lanciare una sfida all'uomo delle stelle, proponendogli un incontro sul suo terreno di gioco, la pedana. Guarda fuori, siamo in aria. Il debutto di Bebe in cabina, l'ennesima prova superata da questa straordinaria ventenne, è nato da una collaborazione con Alitalia per promuovere un progetto a sostegno dello sport per ragazzi disabili. Questo è il motore. Solo una simulazione, ma con grinta ed entusiasmo autentici. Dopo aver lasciato la cloche, Bebe ora è pronta a riprendere il fioretto per incrociarlo con Parmitano. I due ambasciatori dell'Italia che vince, nello spazio come nello sport, sono pronti alla sfida, ma solo per gioco.